Mentre a Palermo la campagna elettorale si infuoca spostando lo scontro politico nelle aule di tribunale, anche Siracusa ha presentato ufficialmente alla stampa la lista che appoggerà il candidato presidente Rosario Crocetta alle consultazioni del prossimo 28 ottobre. Nessuna novità rispetto alle previsioni e tutti confermati i 6 nomi che compongono la lista Crocetta Presidente, dove insieme al notaio Giambattista Coltraro figurano anche Paolo Amenta, Giovanni Giuca, Corrado Figura, Carmela Fugale, Emanuela De Luca, quest'ultima assente all'appuntamento con la stampa tenutosi al Grand Hotel Minareto. A presenziare l'incontro con i candidati è stato il coordinatore Carmelo Spadaro, che ha voluto sottolineare la natura civile ed apartitica della lista siracusana, caratterizzata principalmente dalla forte adesione dei candidati al programma politico che lo stesso Crocetta sta portando nelle piazze siciliane. La lista è una lista che rientra pienamente in quelli che erano gli scopi fondamentali che Rosario ha voluto sicuramente dare, che è una lista aperta alle associazioni, una lista aperta anche alla società civile, al mondo delle professioni e Rosario, ma che è fuori da quegli schemi tipici e tradizionali, a volte anche rigidi, dei partiti che hanno scelto di appoggiare Rosario Crocetta e quindi anche del Partito Democratico e del Lusibile. È una lista che è sicuramente ha fatto della pulizia una sua caratteristica, ma non solo in provincia di Siracusa, in tutta la regione siciliana. Ci saremmo sicuramente aspettati che altri candidati alla presidenza avessero fatto altrettanto, purtroppo dobbiamo registrare invece che molte liste, soprattutto quelle della destra, presentano sotto questo aspetto naturalmente grandi buchi neri e che evidentemente rappresentano invece una continuità rispetto al passato. Quella siracusana è per Spadaro una lista in grado di portare un rappresentante all'Assemblea regionale. Ne è certo il coordinatore, che vede crescere adesioni e consensi perché è squadra figlia della società civile, concetto più volte ribadito anche dagli stessi candidati. L'incontro con la stampa è servito anche per chiarire quelle posizioni politiche di alcuni candidati ritenute ancora in bilico. Così, se Paolo Amenta ha dichiarato di aver rotto da tempo con Futuro e Libertà, Giambattista Coltraro, dopo un timido interessamento di Italia dei Valori, ha confermato di aver proseguito il proprio progetto politico, trovando pieno riscontro negli obiettivi di programma del candidato Crocetta. Dallo sviluppo di un'agricoltura di qualità all'industria del turismo, passando per il settore infrastrutture e trasporti alla base di ogni sviluppo economico, alla necessità di rilanciare il porto di Augusta destinandolo ad un uso commerciale. Ovviamente anche la ripresa della zona industriale, dove soltanto una fase di concertazione tra imprese, popolazione e istituzioni locali sarà in grado di far comprendere il reale futuro di quella che per anni ha rappresentato la base del PIL della provincia di Siracusa. Tanti temi in comune nelle agende Coltraro e Crocetta, su cui si giocherà la partita del prossimo 28 ottobre.